Ciao, buongiorno. Allora, se la tua caldaia ti ha dato un blocco, un errore che è relativa a un'alta temperatura o cattiva circolazione in caldaia, ti può capitare, specialmente al limite dopo che la pressione in caldaia è scesa e hai dovuto ricaricare, o comunque dopo aver fatto qualche operazione di pulizia dell'impianto della caldaia, che si formi dell'aria all'interno. Faccio una premessa: nella descrizione ti lascio il link per il video che feci e ti spiega in effetti come funziona la circolazione dell'acqua in caldaia per poi riscaldare lo scambiatore e darti l'acqua calda e i riscaldamenti. Capito quello, puoi comprendere meglio quello che ti sto per dire. Allora, in effetti, qualche volta capita che c'è cattiva circolazione, a parte i vari motivi, blocco, scambiatore otturato, eccetera. Per un semplice motivo: si crea dell'aria, quest'aria si blocca nel circolatore, questo qui, e in effetti non fa circolare l'acqua in caldaia, quindi l'acqua rimane bloccata, quindi la fiamma va a riscaldare molto velocemente l'acqua che arriva a alte temperature e la caldaia per sicurezza va in blocco. Quindi molto semplicemente puoi provare al limite a svitare questo valvolino tipo quello delle ruote di un'auto e dovrebbe sfiatarti dell'aria. Sfiatando l'aria in automatico, che all'interno ha un galleggiante, si ripristina la normale circolazione dell'acqua e ti riparte la caldaia. Molto spesso capita di poter risolvere così. Se però a volte capita anche questa valvola jolly o valvola di sfiato automatica, che ti ripeto ha un galleggiante dentro che fa uscire l'aria ma non l'acqua, si possa intasare per via del calcare e dello sporco che c'è nel circuito del riscaldamento. Quindi ti consiglio in quel caso di fargli fare una pulizia dal tuo tecnico. Se vedi che c'è fuoriuscita di calcare, deve svuotare l'impianto, smontare la valvola jolly, ripulirla per bene e rimontarla oppure sostituirla. Però nel frattempo potresti fare questa prova manualmente, svitando e cercando di far uscire dell'aria, e vedrai che al 60% dei casi si risolve. Fammi sapere se hai dubbi, incertezze, qualche consiglio e scrivimi. Naturalmente iscriviti al canale, altrimenti non mi compaiono le tue domande, io non posso risponderti. Molto spesso mi capita che YouTube ti blocca le risposte proprio perché non sei registrato al mio canale. Ciao, alla prossima.